Oggi video super chiacchiericcio, quindi mi raccomando, preparatevi, stavo per dire delle tazze, ma non sono abbastanza, dei bricchi così di tè, caffè, succo, quello che volete, vino, quello che vi va a piacere bere, ma l'importante è che abbiate qualcosa da bere vicino perché prevedo di chiacchierare molto. Già io sono una chiacchierona, poi oggi so che desidero condividere con voi parecchi pensieri, quindi penso che andrò per le lunghe e comunque cercherò di riassumere tutto, di non dilungarmi troppo come mio solito. E giro questo video veramente con piacere perché quando ve l'ho anticipato, visto che in molti eravate interessati, e oggi parleremo un po' di come mi sto organizzando per la gestione della casa, che per me è un argomento molto importante, come penso per ognuno di noi, perché alla fine tutti noi, chi più chi meno, perché magari c'è chi ha degli aiuti esterni, comunque chi più chi meno, dobbiamo occuparci della nostra casa e vivere in un posto pulito, ordinato, senza però esagerare, senza stressarci, secondo me è importantissimo e io in quest'ultimo periodo l'ho capito molto bene e ci arriviamo. Comunque, per unire l'utile al dilettevole, sto mettendo lo smalto. Chi mi segue dall'inizio, perché io uso questi smalti da sempre, da molti anni prima, di iniziare a fare video, poi quando ho iniziato a fare video mi avete chiesto, o comunque ve ne ho parlato, ve li ho fatti vedere quando li acquistavo. Comunque uso sempre quelli della Benecos, che sulle mie unghie hanno un'ottima resa. Questo colore l'adoro, si chiama Flamingo. E ho dato la prima mano, sto aspettando che si asciughi, ma in videocamera forse è più aranciato di quello che è nella realtà. Non penso lo vediate proprio esattamente com'è, comunque molto bello. Dopo do la seconda mano e poi passo quello trasparente per cercare di farlo durare più a lungo. Qua mi sono anche segnata un po' di cose, se ogni tanto mi vedete guardare in basso è perché controllo di non dimenticare nulla, quindi direi di partire. Allora, come vi ho già appena accennato, ecco, alcune cose magari ve le ho già un po' dette qua e là nei vari vlog, però ve le ho dette in modo un po' frammentato. Con questo video desidero fare un po' un riassunto. E nella speranza magari di dare qualche consiglio a qualcuno, di essere utile magari in qualche modo, ecco, però partiamo da una cosa, prima di partire, una serie di premesse più che doverose. Non esiste segreto per avere casa a posto senza fare nulla, quindi qua non troverete nessun trucco miracoloso, ci vuole la buona volontà, quella ci vuole sempre, ma con un'ottima organizzazione alla base le cose cambiano tantissimo. Sento Luca che parla. Ah, è al telefono, scusate, perché ha portato la macchina per la revisione, quindi mi sa che per quello gli stanno dicendo che è pronta, meglio. E comunque dicevo, non esistono segreti per avere tutto a posto senza fare nulla, però con una buona, un'ottima organizzazione alla base le cose cambiano tantissimo, la differenza è notevole, i benefici sono tantissimi e io nell'ultimo periodo proprio ne ho avuto prove su prove così. E poi un'altra cosa, ecco, molto importante, che io vi dirò come mi sono organizzata per le nostre esigenze. Noi siamo una famiglia numerosa, ma più animali che umani, perché noi siamo solamente due, non abbiamo figli, questo va a incidere comunque molto. Abbiamo degli orari lavorativi diversi da altri lavori, insomma. Nell'insieme io vi dico come mi sono organizzata per me, ma non prendete questa mia routine come un blocco che va utilizzato in questo modo, cercate di adattarla se vi può piacere alla vostra vita. Io ad esempio, come vedrete, amo fare le cose di mattina perché a me risulta comodo così, ma si possono fare di pomeriggio, di sera, insomma, quando vi è comodo. Quindi io vi racconto come mi organizzo, come mi trovo bene, non per fornirvi la ricetta perfetta, ma così per darvi magari qualche spunto, perché a me un po' di tempo fa un video così avrebbe fatto bene, ma non mi è capitato sotto tiro. Sicuramente ci saranno, ma nel periodo in cui ne avevo bisogno non mi sono capitati. Spero che questo video arrivi a qualcuno che come me si è un po' perso. E comunque, niente, diciamo, questa era più o meno un attimo le premesse che volevo farvi. Ah no, un'altra cosa, molto importante, ve lo dico sempre, è la mentalità comunque con cui facciamo le cose. Se noi ogni volta prima di pulire e sistemare casa pensiamo, e che palle, scusate, però ci stava bene, anche oggi devo fare questo, cioè partiamo con questa mentalità, sicuramente quello che andremo a fare ci peserà di più. Se invece noi partiamo con l'ottica,
mi voglio sistemare casa, pulire casa, perché io mi merito di vivere in un ambiente pulito e ordinato, la mia famiglia merita di vivere in un ambiente pulito e ordinato. Già lì, partiamo con uno spirito totalmente diverso che ci fa vivere poi le faccende in modo diverso. No? Non dico che sia come andare a far festa o andare in vacanza, però la mentalità fa una grandissima differenza. Io proprio tanti anni fa mi lamentavo spesso, poi ho smesso di farlo, ho cambiato mentalità e ho notato una grandissima differenza. E come vi stavo dicendo all'inizio, ora mi ricollego, tutti noi ci dobbiamo occupare della casa ed è una parte importante della nostra vita perché comunque noi tutti meritiamo di vivere in un ambiente pulito e ordinato. I benefici del vivere in un ambiente pulito e ordinato sono tantissimi. Anche lì ha impatto proprio psicologico, ha tantissimi benefici e non è che perché lo dico io, ho letto diversi studi su questo ed è una cosa che ho sempre pensato, anche quando andavo a scuola io per studiare dovevo avere la mia zona ordinata, altrimenti non riuscivo a concentrarmi bene. E oggi è la stessa cosa col lavoro, perché lavorando da casa desidero lavorare in un ambiente ordinato e pulito. Ma dicevo, mi sono sempre resa conto, intanto passo alla seconda perché qua gesticolando almeno lo smalto si asciuga subito. Comunque, e dicevo, mi sono sempre resa conto che questo è un aspetto importante delle vite di tutti noi, perché tutti noi abbiamo delle case da gestire. Però mi sono resa conto di quanto tutto questo sia importante da quando ci siamo trasferiti qua. Perché, breve riassunto per chi mi segue da poco, noi abbiamo cambiato casa e abbiamo vissuto tanti mesi con i lavori di ristrutturazione in casa, tanti mesi senza cucina, 4 se non erro. Sto cancellando certi dati ed è stato molto difficile, con le scatole per ancora più mesi, perché una volta finiti i lavori tante cose le abbiamo fatte noi, quindi tante e tanti acquisti li abbiamo fatti piano piano col tempo, quindi tante scatole sono rimaste in giro per casa e lì è stato molto difficile per me. È stato difficile perché comunque durante tutti i mesi dei lavori di ristrutturazione io non ho mantenuto nessuna delle mie routine di organizzazione e di gestione della casa. E poi, quando i lavori sono finiti e io avrei potuto riappropriarmi di quelle routine qua non funzionavano. Non funzionavano un po' per il tipo di vita nuovo, un po' perché la casa non era ancora sistemata, quindi facevo ma mi sembrava di non fare. Era un po' frustrante come situazione, c'era tantissima polvere, poi con le scatole e la stufa si creava una polvere infinita, con i peli degli animali, idem, e quindi mi sembrava di non riuscire più a trovare la vecchia Lucrezia che invece si organizzava bene. Poi piano piano le cose sono cambiate. Qui una di voi mi ha chiesto come ho fatto a trovare le mie routine. Allora, questa è una cosa importante. Io penso che le routine non ci debbano soffocare, che debbano essere flessibili e ora lo sono, ma all'inizio, cioè subito sono andata a caso e ho fallito. Ho fallito perché magari le cose non le facevo come le volevo fare, perdevo più tempo del necessario, quindi è stato un fallimento. Per cui un giorno mi sono detta: io mi devo dare degli orari da rispettare per capire esattamente quanto ci metto, quanto tempo ho bisogno, ma anche per velocizzarmi, per non perdermi in certe cose. E quello, la rigidità iniziale per me ha fatto la differenza. Io ho iniziato in modo molto rigido perché mi ero proprio persa e non mi piaceva vivere così, perché questo è un riassunto praticamente dell'ultimo anno e mezzo, quindi sto concentrando tanti momenti. Quindi ho iniziato con la rigidità e quella mi ha aiutato tantissimo a trovare i miei schemi, che poi piano piano si sono sempre di più adattati a questa vita, fino a questo momento in cui vi dico, non mi sembra vero di essere arrivata in questa situazione. Allora, già quando vi ho girato la morning routine l'anno scorso, cos'era, novembre? Ottobre? No. Novembre, non mi ricordo quand'era, e comunque già lì avevo un'ottima organizzazione. Infatti, vi avevo detto che mi sarebbe piaciuto fare un video, anche un video, ecco, che cosa che poi non ho fatto, su tutti un po' i falsi miti sul trasferirsi in una casa più grande, una cosa che devo fare.
E comunque dicevo sull'organizzazione, però poi non ve l'ho fatto perché sentivo che le cose stavano piano piano ancora cambiando e ho fatto bene, perché poi alla fine le routine che ho sviluppato qua si sono partite con degli orari un po' rigidi, ma poi si sono sviluppate da sole, si sono assestate da sole. Quindi, come in conclusione, dopo tutta questa introduzione, questo riassunto, che spero faccia sentire meno solo qualcuno che magari in questo momento sta vivendo quello che ho vissuto io. So che siete in tanti a fare traslochi, a vivere con i lavori, tanti mi avete scoperta proprio così. Quindi spero di non farvi, cioè di farvi sentire meno soli, perché è normale poi essere destabilizzati, non è facile poi ritrovare le proprie routine e soprattutto trovarle che funzionino senza farci sprecare tempo. E comunque, come mi organizzo adesso? Anzi, come mi organizzavo in appartamento, qua è molto importante. Io mi sono sempre organizzata in questo modo e questo ve lo dicevo anche nel video della morning routine. Pulizie giornaliere, quelle proprio più veloci, che con gli animali sono indispensabili e le ho sempre fatte perché ho sempre avuto comunque cani in casa, anche se è cambiata la taglia e il numero, però le ho sempre avuti, quindi quello è sempre stato indispensabile. Pulizie settimanali e pulizie straordinarie, vetri, termosifoni, eccetera, eccetera. Cos'è cambiato adesso? E di questo sono molto soddisfatta. Io ho completamente eliminato le pulizie settimanali. Le ho eliminate perché ho visto che facendo un poco tutti i giorni, riesco a fare durante la settimana, perché poi nel weekend me lo tengo molto più tranquillo, faccio proprio il minimo indispensabile, riesco a fare durante la settimana tutto quanto per avere una casa a posto senza dovermi ritagliare quel blocco che comunque era, a volte magari mi scocciava un po' perché non sapevo quando farlo. Quel blocco più consistente di tempo per dedicarmi a delle pulizie più profonde. Soprattutto in questa casa non funzionava tanto bene perché in appartamento riuscivo ad accantonare un po' di cose, a dirle ok, le faccio una volta a settimana. Qua invece se accantono troppo, poi la situazione non mi piace, proprio perché è una casa che si sporca di più rispetto all'appartamento, tra l'esterno, tra gli animali che sono molto di più, tra i lavori che facciamo noi, che entriamo, usciamo, non sempre ci cambiamo le scarpe, però non voglio che questo diventi, ecco, un peso per me, soprattutto per Luca, perché magari io ho meno difficoltà a cambiarmi le scarpe, lui invece a volte fa dei lavori dove sposta cose e capisco che sarebbe proprio una gran scocciatura e, cioè, e va benissimo così perché poi la casa va vissuta, ecco. Io non sono, mi piace avere tutto pulito, ordinato, ma non in modo maniacale perché la casa va vissuta, se una cosa poi si rovina per, cioè si cambia, non ho quell'ottica lì. E però dicevo, sono riuscita a eliminare questo blocco. E come ho fatto? Suddividendomi bene durante la mattina tutte quante le faccende. Avevo pensato di mostrarvi un po', però ogni mattina è diversa. Cercherò di farlo nei vlog, quindi se non siete iscritti, iscrivetevi e seguitemi. Cercherò lì un po' di farvelo vedere, comunque già un po' ve lo mostro. Io, la mia morning routine è questa. Anche una domanda che ricevo spesso è che ora mi alzo per fare tutto quanto. Ribadisco, per me viene bene di prima mattina per il lavoro che faccio, però per altri lavori può essere comodo il pomeriggio, di sera, insomma, quando si vuole. Io ho la sveglia alle 6 tutte le mattine, fatta eccezione la domenica, anche se poi in realtà sono abituata a svegliarmi presto, quindi mi sveglio sempre per quell'ora. Metto la sveglia alle 6, ma non mi alzo subito perché, cioè, lo sapete, io non riesco a svegliarmi subito, ho bisogno di quei 10-15 minuti a letto per realizzare che sono al mondo, che sono un essere vivente e ricordarmi la mia vita, ci metto un attimo. Passo intanto a quello trasparente. Vedo anche che la videocamera si sta scaricando. Brava Lucrezia, non l'hai messa in carica. No, non l'ho messa in carica. Vabbè, se poi vedo che peggiora, attacco il cavo. Comunque dicevo, metto la sveglia alle 6 e questa è una mia caratteristica. Io metto sempre la sveglia un quarto d'ora prima dell'ora poi in cui mi devo effettivamente alzare. Anche a scuola facevo così, all'università facevo così, ho sempre fatto così, proprio perché ho bisogno di quei 10-15 minuti per capire di essere al mondo. Poi mi alzo, penso agli animali. Faccio il giro di tutti quanti, poi penso alla mia colazione, a quella di Luca. Luca a volte si alza un po' prima di me perché lui scatta subito, a volte dopo di me, quindi insomma facciamo tutto comunque con calma, anche perché non mi piace far colazione di corsa, quindi me la faccio con calma. Poi io facendo
Generalmente colazione salata ci metto un pochino di più perché me la preparo al mattino. E una volta terminata la colazione inizio con le faccende. Una cosa per me imprescindibile, che è sempre stata così, che non è cambiata, sono i pavimenti. Io tutte le mattine o passo l'aspirapolvere, che ci metto molto meno tempo, e di solito lo passo quando i pavimenti vedo che sono in buono stato, oppure passo il lava aspira pavimenti. Qua per me è stata una rivoluzione questo elettrodomestico. Io spero che quello che ho duri tanto, nel caso non dovesse durare, comunque sarà un elettrodomestico di cui non potrò più fare a meno, perché a me ha cambiato la vita in questa casa. Io ho quello della Tineco, non ho purtroppo nessun altro tipo di esperienza con altre marche, quindi non vi so consigliare altri lava aspira pavimenti. Quello che io ho è ottimo, è fenomenale, riesco a fare tutti e due i piani, lava e aspira contemporaneamente, quindi mi toglie i peli dei cani e dei gatti, i capelli, cioè, e la polvere della stufa, eccetera, eccetera, e contemporaneamente lava. Facilissimo da usare, pratico come un aspirapolvere, ci metto un pochino di più dell'aspirapolvere, questo sì, però mi ha rivoluzionato proprio i pavimenti. Da quando ce l'ho, sono sempre soddisfatta dei pavimenti che ho e mi dico a volte, chissà averlo avuto in appartamento. Che c'è meno da fare, chissà, secondo me lì cambia ancora di più, però dipende molto dal tipo di vita che uno ha. Se uno non ha animali, è da solo, o comunque si è solo in due, non lo so quanto può essere utile. Qua a me è utile perché io ho bisogno di una pulizia veloce, quotidiana per i pavimenti. Ne ho sempre avuto bisogno avendo animali. Se non lo faccio, sembra che non pulisco i pavimenti da giorni, non da un giorno, e quindi con quello proprio la mia situazione è cambiata. Quindi quello ho lava, io dico lava e aspira, è importante questo dettaglio perché lui lava e aspira contemporaneamente. Lavasse solo non sarebbe così utile per me perché comunque dovrei fare il doppio passaggio. Invece così in un unico passaggio ho fatto tutto. Poi appunto quindi mi occupo dei pavimenti. Se vedo che c'è polvere passo quel piumino di come si chiama? Quel tessuto. Ah, non mi viene in mente, comunque un piumino lavabile che vi ho fatto vedere un mucchio di volte, comodissimo anche senza prodotto aspira tutto, ci metto un secondo se è necessario. Disinfetto i bagni a fondo quando non passo il lavapavimenti e comunque non lo faccio ogni volta che non passo il lavapavimenti. Di solito disinfetto a fondo una o due volte a settimana. Difficile di più perché siamo solamente in due. Questo fa una grande differenza. I bagni sono in due, quindi si sporcano ancora meno che in appartamento. E quando non li disinfetto a fondo, li rinfresco solamente dove è necessario. Poi, vabbè, rifaccio il letto e vedo se c'è qualcosa di necessario da fare. Vedo che c'è Luca e stavo pensando di approfittare un attimo della sua presenza. Ho la batteria scarica, non è che con la prolunga me la metteresti in carica? Il nostro salvatore. È arrivato il nostro, nostro salvatore, meno male, perché vedo che ci sta lasciando sempre di più. E ho paura che se poi mi stacco mi dimentico esattamente quello che ho detto, dovrei ripartire da capo. E comunque dicevo, e poi vedo che cosa ho da fare. Comunque, qual è un po' il trucchetto? Cerco di incastrare lavori più veloci con lavori più lunghi. Non faccio mai lavori più lunghi nella stessa mattinata, perché comunque voglio rispettare delle tempistiche. Quindi di solito se magari voglio disinfettare i bagni, passo solamente velocemente l'aspirapolvere, magari solo nei punti più critici, non dappertutto, perché comunque il piano di sopra è un piano che si sporca sempre molto di meno che qua sotto. Oppure se voglio rinfrescarmi le ante della cucina, proprio la parte esterna, rinfresco solo i bagni e passo solamente l'aspirapolvere. Ecco, cerco di incastrare queste faccende in modo da non... tanto, l'hai trovato il cavetto? Da non creare dei blocchi troppo lunghi, troppo pesanti, e in questo modo riesco a spalmarmi bene tutto su tutta quanta la settimana senza avere poi problemi. Poi certo ci sono mattine magari dove abbiamo degli impegni, non riesco a fare queste cose, non le faccio, rimando al mattino dopo. Comunque facendo in questo modo, ecco, arriva la vai a prendere la macchina che ti Sì. sentivo, è già pronta? Bene. Bene, bene. Ah, non ti hanno chiamato prima che ti sentivo, pensavo parlassi con quello della macchina. Bene, a Faccio un po' posto. ballare. Sì. A posto, grazie, grazie amore.
Ok, Luca ha sistemato anche il filo perché c'è stato un attimo già un mezzo incidente con i ragazzacci ed è uscito. E niente, vi dicevo, cerco di sistemare questi blocchi in modo da spalmarmi la fatica e le tempistiche. E comunque io di regola, cioè anche qua, come vi dicevo prima, sono partita molto rigida, ma adesso sono molto flessibile, nel senso che l'inizio è stato solo per assestare il colpo. Per le 8, 8 e un quarto ho finito di fare tutto e in casa poi non devo fare più niente, a meno che proprio non ci sia qualche lavoro che mi rimando così per il dopo pranzo, magari può capitare, di solito magari li condivido con voi, però poi non devo fare più niente. Questo mi ha cambiato tantissimo, quindi io mi alzo per 6 e un quarto, 8, 8 e un quarto inizio a lavorare. Qua, ecco, perché mi chiedete spesso come organizzo, vabbè che non è il video in cui parliamo quello, comunque 8, 8 e un quarto di solito non inizio con la parte di YouTube, inizio con tutto il resto, però anche lì dipende dalle giornate. Comunque io poi dedico la mattina e il pomeriggio al lavoro e in casa praticamente non ho altro da fare. Alla mattina stendo anche, quindi anche se ho tanto da stendere, magari non faccio altre cose, faccio quelle più veloci, perché io faccio le lavatrici sempre di notte, che questa è stata una grandissima svolta perché mi fa risparmiare tantissimo tempo. Ecco, l'unica cosa che non faccio mai al mattino è stirare, quello lo faccio sempre prima di cena, mentre la cena si sta preparando, dopo pranzo, in quei momenti un po' più tranquilli. Alla mattina non ce la farei perché comunque è un lavoro un po' più lungo, vuoi o non vuoi, dipende sempre da quante cose uno ha. Mi sa che vi ho dato un colpetto e ho toccato anche i capelli senza. No, praticamente asciutto. E quindi dicevo, stirare non stiro mai lì e poi magari possono capitare dei lavori che rimando così se vedo che sono particolarmente lunghi o se in quel momento ho altre priorità. Perché comunque l'importante delle routine è sì, magari partire un po' più rigidi per essere belli centrati, ma poi devono essere flessibili perché sono al nostro servizio e non il contrario. E in questo modo io mi organizzo così dal lunedì al venerdì, cerco di essere abbastanza comunque produttiva nelle pulizie, quella fascia lì mattutina, e poi nel weekend faccio, ma meno, di solito nel weekend i pavimenti sono la cosa che faccio in modo, vabbè, il letto, la cucina, dopo le colazioni, queste cose qua. Però il resto faccio poco perché me li prendo con più tranquillità e in questo modo facendo un pochino tutte le mattine neanche me ne accorgo perché come vi ho detto per le 8 e un quarto parto poi con tutto il resto neanche me ne accorgo la casa non è perfetta, non lo sarà mai, soprattutto perché in campagna è già un via vai continuo di noi che entriamo, usciamo, animali. Però è in uno stato che mi piace, che mi soddisfa, che mi fa stare bene, accettabile, ecco. Oltre qui, ecco, quindi, ricapitolando, faccio un po' tutte le mattine, soprattutto da lunedì al venerdì, nel weekend il minimo indispensabile proprio. Però per le 8 e un quarto, 8 e mezza massimo, devo aver finito per essere libera. Durante il giorno praticamente non faccio più niente, diciamo così, che poi non è mai niente, perché una regola fondamentale è cercare sempre di lasciare tutto in ottimo stato. Questo ci cambia tantissimo le pulizie. Infatti, io faccio subito la cucina, subito dopo mangiato, cerco di fare subito tutto quanto. E questo grande maestro è stato il monolocale. Io ho vissuto per un periodo in un monolocale dove era tutto piccolo, se non pulivo tutto subito era un disastro. E non faccio più le pulizie settimanali e questa la differenza la sento tantissimo. Perché non ho più quel blocco magari di 2 o 3 ore dove facevo determinate cose. E sono rimaste però le pulizie straordinarie, ma quelle penso che ce le abbiamo tutti, porte, finestre, termosifoni, pulizia più attenta di battiscopa, faccio questi esempi, spostare proprio delle cose, ecco, ma quelle sono pulizie straordinarie che cerco sempre di condividere con voi per farvi vedere un po' quello che faccio. E niente, più o meno il riassunto è questo. Per me aver tolto queste pulizie settimanali è stata una svolta grandissima, mi fa risparmiare tantissimo tempo e riesco comunque suddividendomi tutti quanti i vari lavori, un po' a Tetris, quello che impegna di più, quello più faticoso, eccetera, eccetera. Riesco a incastrare tutto in questa fascia mattutina e mi trovo benissimo. Se avete la possibilità di provare, è un metodo che vi straconsiglio. Scusate, io non mi sono preparata a niente, davvero. Io ho detto i bricchi.
Io non mi sono fatta niente, ora si sente. Ho bevuto e va decisamente meglio. Comunque, questo è il modo più o meno in cui mi organizzo, nel senso che poi è molto difficile riassumere tutto perché già adesso mi stanno venendo in mente un sacco di altre cose. Ovviamente durante la giornata mi capita di fare magari qualcos'altro. So, faccio l'esempio, quando piove, c'è tanto fango fuori, avete visto alla sera, do un colpetto di socciole all'ingresso dove restano delle impronte, dove resta lo sporco, però sono lavori così che quando capita faccio e comunque cerco di non rimandare mai. Se vedo che c'è una cosa da fare, la faccio subito proprio per non trovarmi poi grandi carichi di lavoro e riuscire a suddividermi tutto bene. E comunque in questo modo, spalmando tutto su tutta la settimana, facendolo inizio mattina e avendo poi la giornata praticamente tutta libera dalle pulizie, mi trovo benissimo. Poi per me, come vi dicevo prima, è importante farlo al mattino perché io registro anche i video, quindi mi fa piacere avere un ambiente sistemato, curato. E nulla, spero di avervi dato qualche spunto così in questo video, ma soprattutto, ah no, sapete cosa? Vedete? Questo video non finisce più. Una cosa che ha fatto la differenza, e proprio in questo senso vedrete dei cambiamenti quest'anno, è avere i mobili rialzati da terra. Non averli proprio a livello terra. Questo vale molto per il discorso, scusate, per quanto riguarda il piano di sopra, di sotto poi ci saranno dei cambiamenti proprio in questo senso quest'anno, non vedo l'ora, vedrete tutto. E questo per le pulizie, avendo animali, la svolta, anche questo perché riesco a pulire, riesco ad arrivare sotto a tutto, non si accumula niente. E resta sempre tutto a posto. Comunque, con questo ci torneremo quest'anno e spero presto, tra parentesi. E comunque questo è quanto. Io spero di avervi dato così qualche spunto, qualche idea, ma soprattutto spero che da questo video diciamo sia chiara l'idea che l'organizzazione in casa è molto importante. E lo dico perché? Perché sì, è importante che la casa sia pulita e ordinata, ma ciò che è più importante è la nostra vita. Cioè, questo è tutto un contorno, quindi bisogna dare spazio alla vita, ma per dare spazio alla vita, per dare a noi tempo, ci vuole una buona organizzazione, altrimenti ci perdiamo. E visto che ci sono proprio passata, questo argomento mi sta molto a cuore. Per qualcuno potrà sembrare una sciocchezza, perché spesso magari quando si parla di pulizia si mettono un po' in secondo piano, invece possono avere un impatto anche importante nella nostra vita. È per questo che vi dico, se c'è una buona organizzazione, anche per quanto riguarda i pasti, anche lì mi sto organizzando sempre di più, vedo veramente tanto la differenza. E niente, niente, spero che... Insomma, comunque di avervi tenuto almeno un po' di compagnia, perché ho parlato assai, quindi un bacio enorme e noi ci vediamo nel prossimo video.